Jason Williams, o meglio White Chocolate, nasce il 18 novembre 1975 a Bell, in West Virginia. Non è il classico giocatore NBA, il suo stile di gioco riprende molto di più quello dello streetball. Infatti, fa cose fuori dal comune, passaggio dietro la schiena, dietro la testa, passaggio ad una mano con urlo. Ma il momento della sua carriera che nessuno, e ripeto nessuno, si scorderà, fu il passaggio con il gomito nella partita tra rookie e sophomore del 2000. La Francia ancora non se lo sa spiegare, perciò in quel momento non era proprio prontissimo. Scelto dai Sacramento Kings come settima scelta assoluta al draft del 1998, a proposito, il playmaker che prenderà il suo posto, tale Mike Bibby, fu la seconda scelta assoluta di quel draft. Alla numero 5, Golden State seleziona Vince Carter, anche se Vince Sanity non ci giocherà mai, perché verrà girato ai Toronto Raptors. Nel 1998 venne selezionato anche il giocatore della Kinder Bologna, Radoslav Nesterovic, alla numero 17. Ma le steal of the draft sono due. Alla numero 9 i Mavericks ricevono dai Bucks un giovane tedesco proveniente dal campionato della seconda divisione tedesca. La squadra si chiama Wolfsburg e il giocatore in questione è Dirk Nowitzki. Alla 10 invece i Boston Celtics selezionano Paul Pierce. Si potrebbero scrivere dei libri su di lui. Strana la storia del ragazzo che arrivava dai Florida Gators. Le vittorie con i Kings e i Grizzlies non arrivavano, ma un allenatore gli diede un'altra possibilità, forse il più inaspettato della Lega per certi versi, Pat Riley. White Chocolate forse non era il proprio play adatto per quei Miami Heat, anzi leviamo il forse. Eppure la point guard titolare nelle finali del 2006 contro i Mavericks era lui. Quel titolo i Miami Heat lo vinsero, e ancora non si sa il perché. Probabilmente i Dallas Mavericks ancora credono che quel titolo sia il loro. Infatti dopo due gare, ovviamente Mavericks 2-0, non si guardava la serie per capire chi fosse la vincitrice, ma per sperare che ci fosse una serie. E la serie non solo c'è stata, ma gli Heat se la sono portata a casa. Jay Will non gioca più in NBA, ma dai video che girano su web si può intravedere che la pallacanestro la spiega ancora.